Buongiorno a tutti, sono Giorgio e ci troviamo da Ceramiche Antos a Scilli. Oggi vi volevo raccontare la storia delle teste di Moro. La leggenda narra che nell'anno 1100, durante la dominazione moresca, dopo aver conquistato la città di Palermo, il principe va in giro per la città. Andando per la calza, che era la parte antica della città, appunto, vede una bellissima fanciulla che innaffiava i fiori in balcone. Questa ragazza viveva quasi in clausura e l'unico suo passatempo era quello di curare le sue piante e i suoi fiori nel suo balcone. Quando lui la vide questa bellissima ragazza con le guance color pesco, le labbra color ciliegio, se ne invaghisce immediatamente ed entra in casa senza chiedere nulla. La ragazza, per la bellezza del Moro, ma anche per l'audacia di entrare in casa così senza chiedere nulla, se ne innamora a sua volta e da lì nasce una storia d'amore per entrambi. Però dopo un po' di tempo lei viene a scoprire che lui era già sposato, aveva altre mogli e figli, ma la cosa peggiore, stava programmando di abbandonarla per ritornare al suo paese dalla sua famiglia. Scoperto questo, lei gli chiede di passare l'ultima notte assieme e per rispondere a questo tradimento lei attende che lui prenda sonno. Quando prende sonno gli taglia la testa per rispondere a questo affronto e la mette fuori in balcone dove lui la vide quando innaffiava i suoi fiori, perché lei voleva continuare a tenere stretto con sé il suo amore e a farlo crescere. Quindi gli pianta un germoglio di basilico dentro e ogni giorno, quando usciva a innaffiare i suoi fiori, con le sue lacrime innaffiava questo germoglio di basilico. La pianta crebbe bellissima e rigogliosa come nessun'altra e i vicini da lontano, pensando che il merito di questa bellissima pianta fosse il vaso, iniziano a commissionare dei vasi con le sembianze della testa. Ecco, questa è una versione della leggenda delle teste di Moro, come abbiamo detto all'inizio, ambientata nel 1100. Ora qui abbiamo qualche esempio. Voi direte, si parla di Moro, e qui abbiamo una coppia dove lui è Moro e un'altra coppia dove lui invece è Chiaro. La leggenda, diciamo, è una, ma ha molte varianti e interpretazioni. Ce n'è un'altra versione che è ambientata nel 902, dove si parla di Saraceno e quindi lui Chiaro. L'unica base fissa è che la storia è ambientata a Palermo, che la ragazza appunto è di Palermo, mentre lui a volte viene indicato come Moro e quindi scuro, o a volte come Saraceno e quindi con il volto chiaro. Queste differenze vanno anche a seguire un po' quello che è l'andamento storico della dominazione. Altre varianti parlano del fatto che lei sia stata di famiglia umile o di famiglia nobile. In un'altra versione c'è che il fratello che decapita entrambi e quindi lì abbiamo le due teste. Abbiamo sempre un filo conduttore comune in tutte queste versioni delle leggende. Ora, qual è quello originale? Qual è quella vera? In realtà sono tutte giuste, tutte vere, perché tutte ricalcano un po' quella che è la storia dell'isola. Diciamo che qualche relazione in più con quella che è la dominazione araba e quindi la storia reale delle teste di Moro è, diciamo, quella col volto scuro o è quella che viene intesa per la maggiore. Perché questo? Durante la dominazione araba, che avviene in un arco temporale di circa 300 anni, iniziando dal 652 per finire intorno al 1094, abbiamo diverse ondate della dominazione araba che conquistano diverse zone dell'isola fino ad arrivare anche nella zona di Caltagirone, a conquistare Caltagirone, quella che oggi viene chiamata Caltagirone, ma questo è un nome che fu dato dagli arabi e deriva da Calatte, che significa castello o fortezza, comune anche ad altre città, paesi della Sicilia, come ad esempio Caltanissetta, per esempio. E alcuni studiosi dicono che la parte terminale del nome sia Garum, e quindi Calatta al Garum, perché
andava a significare la rocca delle giare, perché quando arrivarono in quelle zone trovarono già una produzione di terracotta risalente a un'epoca molto remota, e poi grazie all'apporto di tecniche e materiali che importarono gli arabi si trasformò la terracotta in ceramica. E anche per questo che la testa di Moro e diventa un oggetto molto significativo della tradizione siciliana, e in maniera semplice diciamo sono i vasi tipici, ma hanno delle connessioni reali con l'isola. Ora, perché andiamo a parlare di Palermo, la storia a Palermo e il basilico? Perché la storia ci insegna che da Palermo partì una delegazione capitanata da Eufemio per andare a cercare aiuto per scacciare i greci che all'epoca dominavano in alcune parti dell'isola. Per questo il basilico e non dei fiori, come in alcuni casi vengono immaginati o detti, perché basilico, dal greco basileum, la pianta dei re, anche questa connessione con quella che è la storia reale dell'isola. Ora, altro motivo per cui noi vediamo il volto scuro nell'uomo: i turchi, che furono tra gli ultimi ad arrivare sull'isola, furono identificati con le persone di colore perché avevano schiavi africani sulle navi, e da questo questa relazione e connessione. Ma se poi andiamo a vedere tutte le varie lavorazioni delle teste di Moro, anche quando andiamo a trovare il volto scuro, nero, non abbiamo mai una fisionomia africana, ma appunto una fisionomia generalmente medio orientale, poi rappresentata con il volto nero. Per questo motivo abbiamo queste differenze tra le teste con il volto bianco e quelle con il volto scuro. Abbiamo anche altre rappresentazioni delle teste di Moro, con alcune più moderne, come possono essere questo modello che è una bifaccia, quindi abbiamo in un'unica testa entrambe le rappresentazioni e i personaggi, o in questo caso la Medusa, che è un personaggio singolo a sé stante che non ha un compagno. Inizialmente le teste di Moro erano dei vasi antropomorfi, quindi creati al tornio e dove venivano abbozzati i lineamenti del viso. Successivamente, in epoca più recente, iniziano a prendere la forma della testa vera e propria. Dopo iniziamo ad avere le corone, che sono da abbellimento, abbiamo la frutta, diversi tipi di frutta che vengono, e altre applicazioni che vengono messe sulle varie lavorazioni delle teste. In antichità le prime teste di Moro create, quando iniziano ad avere la vera e propria forma di testa, erano usate come vasi, quindi non c'erano le corone, e a livello di decoro erano molto semplici, avevano tre linee colorate o addirittura il turbante poi prende un unico colore, che generalmente era verde rame o il blu antico, che sono due dei colori principali di Caltagirone. Appunto, solo recentemente, negli ultimi anni, poi abbiamo avuto tanti autori e tanti artisti che iniziano a fare ognuno le proprie riproduzioni dei modelli, quindi ogni autore fa un modello, il suo modello, i suoi modelli e i suoi decori e le sue applicazioni. Quindi non c'è un modello standard, non andiamo a dire questo è il modello classico, questo sì è una lavorazione classica con un decoro classico in stile calatino, come lo è anche questa, che è decorata con decori classici. Ma non c'è un modello che può essere identificato come quello originale, perché come in tutte le opere dipende dall'autore che le produce e quindi dall'ingegno che lui mette, dall'espressione artistica che l'autore mette nella modellazione delle teste, ma anche nella fase di decoro. Spero che, arrivati fino a questo punto, che la nostra storia vi sia piaciuta, e ci vediamo alla prossima.